Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gusmeroli, ne ha facoltà. Grazie. Grazie onorevole Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Intanto noi votiamo la fiducia perché dopo un po' più di un anno e mezzo di governo siamo convintamente d'accordo a dare la fiducia a questo governo, in quanto tutta la coalizione di governo ha governato bene e ha prodotto una serie di leggi, provvedimenti, riforme molto importanti. In particolare, per ciò che riguarda, diciamo, la commissione cui faccio parte come membro della Commissione Finanze, la riforma fiscale, una riforma attesa lungamente, una riforma che, a differenza di quella che si stava approvando come governo Draghi, va nella direzione della semplificazione, della graduale riduzione delle imposte e del riequilibrio nel rapporto cittadino-fisco. Ovviamente questo è uno stato che ha complicato la vita al cittadino dal punto di vista fiscale per 50 anni, non si può pensare che in poco tempo si in qualche modo sciolgano tutti i nodi della complicazione. Complicazione che peraltro è la maggiore imposta che pagano gli italiani, la burocrazia, la complicazione fiscale. Come Lega noi abbiamo avversato fortemente la riforma fiscale del governo Draghi, abbiamo pagato un tributo in termini di voto, ma se non fossimo stati al governo noi avremmo avuto la riforma del catasto, avremmo avuto un aumento generalizzato delle imposte sulla casa sia in centro che in periferia, su qualsiasi ceto sociale, su un tema come quello della casa caro agli italiani. Quindi abbiamo approvato anche altre leggi significative, leggi nate dall'ascolto, come la legge sulla valorizzazione del Made in Italy e il contrasto alla frode del Made in Italy, che crea danni per miliardi alle eccellenze italiane del Made in Italy. Una legge nata dall'ascolto, e quindi quando si dice che il Parlamento viene delegittimato, viene estromesso dalla in qualche modo attività legislativa, bisogna andare a vedere i provvedimenti, e un provvedimento come quello della valorizzazione del Made in Italy è proprio nato dall'ascolto in commissione di 4 mesi di 160 associazioni per milioni, rappresentanti milioni di attività economiche. Ma andiamo nello specifico. Noi votiamo la fiducia anche nel merito di questo provvedimento, però bisogna fare anche un minimo di chiarezza, bisogna avere onestà intellettuale. La normativa sugli incentivi sull'edilizia nasce nel 1998, ha funzionato sempre bene e ha permesso la ristrutturazione di alcuni milioni di immobili. Poi nel 2020 è nata la legge sul superbonus, prima ancora il bonus facciate al 90%, che ha determinato una quantità di truffe pazzesca. E poi lo sconto in fattura e la cessione del credito esteso a tutti gli incentivi. Una buona idea, però scritta male, ce lo dobbiamo dire, e dobbiamo essere un po' tutti d'accordo su questo. Perché? Perché noi dovremo scrivere anche in futuro una buona legge invece sugli incentivi dell'edilizia. Perché? Perché l'edilizia è stata nel tempo il settore trainante di questo Paese
E quindi noi abbiamo necessità di scrivere, una volta chiusa l'era, il periodo, diciamo, tra virgolette, drogato degli incentivi scritti male, dobbiamo scrivere degli nuovi incentivi, ma scritti bene. Se abbiamo onestà intellettuale, tutto questo periodo ha determinato una crescita dei prezzi spropositata. Se abbiamo onestà intellettuale, dobbiamo dire, come ha scritto nella relazione il Fondo Monetario Internazionale, è che molte delle materie prime utilizzate sono state materie prime non italiane, quindi abbiamo aiutato pure i mercati esteri. Dobbiamo dire che ci sono state tante truffe, tanti furbi e tanti verranno ancora scoperti. Se non ci diciamo tutti queste cose, ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino, non scriveremo mai una buona legge sugli incentivi all'edilizia che ha bisogno questo Paese. Se non ci diciamo che queste norme non hanno funzionato bene e che hanno aiutato case che non dovevano essere efficientate, non scriveremo una buona legge. Se non ci diciamo che queste norme hanno aiutato allo stesso modo poveri e ricchi, non scriveremo una buona legge. Ma al contempo, visto che in Europa approvano con il nostro voto contrario una direttiva Case Green, dobbiamo anche capire alcuni numeri. Perché? Perché se no si vota con facilità, ma allo stesso tempo si scrivono delle leggi che non servono agli italiani, anzi li danneggiano. E in qualche modo certi obiettivi non riusciamo neanche a perseguirli dal punto di vista dell'efficienza energetica. Allora è bene sapere alcuni dati. Quando si parla di efficientamento energetico delle case, dobbiamo immaginare che gli edifici interessati dal superbonus, ormai lo sappiamo tutti, sono stati 495.000 su un totale di edifici di 12 milioni in Italia, cioè il 4% del patrimonio edilizio. Ma per efficientare tutti gli immobili, quanto sarebbe necessario? Bene, sarebbe necessario 2.814 miliardi per efficientare tutto il patrimonio edilizio italiano. Ma quant'è il debito pubblico italiano? 2.894 miliardi, cioè ci vorrebbe quasi l'attuale debito pubblico per efficientare gli immobili italiani. Ma una volta efficientata, qual è la contribuzione alla diminuzione della CO2? Perché questo è importante. Allora, le emissioni di CO2 nel mondo sono 37,15 miliardi di tonnellate. Le emissioni di CO2 in Italia sono 338 milioni di tonnellate, cioè quanto incide l'Italia sul resto del mondo? Lo 0,9. Ma quanto è l'incidenza del residenziale sulle emissioni totali? Il 18%. Quindi 61 milioni di tonnellate, cioè se noi con 2.814 miliardi di euro, cioè quasi il totale del debito pubblico, ci mettiamo ad efficientare tutte le case italiane, diminuiamo l'incidenza italiana sul CO2 mondiale dallo 0,9 allo 0,7. E con che soldi? Allora, soldi dello Stato non ci sono. 2.814 miliardi soldi dell'Europa non ci sono. Con soldi degli italiani, quindi un dispendio enorme per un risultato minuscolo. Allora, la Lega ha presentato una serie di progetti di legge anche per efficientare. Perché? Perché bisogna aiutare a risparmiare energia.
Uno di questi, che è incardinato nella Commissione Attività Produttive, è l'efficientamento degli elettrodomestici. Con un banale incentivo per cambiare gli elettrodomestici, frigo, lavatrice, lavapiatti, la famiglia italiana risparmia il 30% della bolletta. Cioè il 30% di energia, cioè siccome quell'energia è quasi tutta fossile, il 30%, non dico il 30, ma un po' meno del 30% di energia fossile. In ultimo, si può aiutare la famiglia italiana anche cercando di informare i cittadini che in questo momento, proprio nell'ambito del mercato libero e tutelato che è stato per obbligo dall'Europa cessato, è rientrare prima del 30 giugno dal mercato libero al mercato tutelato, permette a tante famiglie italiane in difficoltà per altri motivi, per le rate dei mutui, per i finanziamenti, per i tassi di interesse e per l'inflazione, di risparmiare tanto sulla bolletta elettrica. Allora la Lega voterà la fiducia, è convinta su questo provvedimento che si debba chiudere un capitolo per aprire un nuovo capitolo dove però si guardi con onestà intellettuale gli errori del passato, errori che hanno fatto rischiare le imprese, le famiglie e il debito pubblico, la finanza dello Stato. Se noi non riconosciamo queste cose, non riusciremo a scrivere delle leggi buone. Per scrivere delle leggi buone, bisogna ascoltare, concludo Presidente, bisogna ascoltare anche il Paese, le categorie, e allora forse, come in altri casi, come la legge sul Made in Italy, scriveremo buone leggi. Grazie Presidente. Grazie.